mi mandi un pezzo, quindi provo. Guarda, un amico, un carissimo amico, mi ha mandato una cosa. Buonasera, benvenuti a Music Loft. Fa piacere vedere tanta gente. Oggi c'è un grande artista, Luca Nostro, che oggi ci presenterà un programma per chitarra elettrica contemporanea. Sono molti i musicisti contemporanei che hanno scritto per chitarra elettrica, da Steve Reich, esponente del minimalismo, a Romitelli, esponente della scuola milanese. E Luca oggi farà vivere il loft e sembrerà di stare a New York per il tipo di proposta che ci farà. Questo posto nasce con del mito dei loft newyorkesi degli anni 70, luoghi dove si poteva sperimentare, dove la musica si creava ed erano spazi aperti, non commerciali, dedicati a tutte le arti. Luca farà questo programma Electric Guitar in My Life, che è già presentato all'Auditorium. Luca è anche prima chitarra all'Auditorium di Roma, all'Orchestra dell'Auditorium di Roma, quindi è musicista straordinario che mi onora della sua presenza qui. Vorrei che accoglieste Luca Nostro con un grande applauso. Luca Nostro!
Thank you.
appena suonato una composizione di Steve Reich, che è Electric Counterpoint. Forse sono partito da questo perché è forse il brano più famoso scritto per chitarra elettrica nell'ambito della tradizione minimalista, che poi è proprio Steve Reich che ha inventato. Ha inventato insieme, insomma, a tanti altri, fine intorno agli anni 60, la Monte Young, Terry Riley. E diciamo che la musica contemporanea è sempre, cioè il concetto di musica contemporanea è sempre molto fonte di equivoci, no? Perché spaventa tantissimo, chiaramente si pensa sempre a qualcosa di eccessivamente sperimentale o d'avanguardia, o che è comunque non compiace l'ascolto in qualche modo, no? E questo effettivamente è stato molto vero soprattutto nel Novecento, dove ci sono state molte avanguardie, soprattutto europee, colte, legate a aspetti di evoluzione tecnologica, che quindi hanno proprio portato la musica e i suoni a degli estremi che li hanno allontanati anche dal pubblico. Però c'è sempre stato anche un dialogo, un'influenza molto grande delle avanguardie nei confronti della musica popolare, no? E tantissimi esempi, la scena rock, della musica elettronica e rock berlinese è stata molto influenzata da Stockhausen, ad esempio. E stessi Pink Floyd hanno lavorato con Stockhausen, i Beatles. E c'è sempre stata questo un mutuo riconoscimento, anche se poi chiaramente ai concerti di musica contemporanea classici c'erano più persone sul palco che tra il pubblico, e questo c'è da dire effettivamente. E la chitarra è uno strumento molto particolare che ha una tradizione molto lunga, ed è uno strumento che insieme al pianoforte è l'unico strumento polifonico, no? Uno strumento armonico e polifonico, ma al contrario del pianoforte può essere portato in giro, quindi inevitabilmente è legato anche a tradizioni popolari, questo da secoli, vedremo dopo con Scarlatti. Nell'ambito della musica classica, la chitarra classica è stata usata soprattutto come strumento solistico, siamo all'Ottocento, ed è molto legata a musica folcloristica, no? Musica, diciamo, oggi chiameremo etnica, musica spagnola soprattutto. Però è uno strumento che nasce nell'Asia Minore, in Spagna, l'Italia. E che succede? Che l'Europa, il Mediterraneo, l'ha poi, diciamo, in qualche modo consegnata gli Stati Uniti, che ne hanno fatto qualcosa di completamente diverso, proprio intercettando quello che è successo nel Novecento, cioè un grande sviluppo tecnologico. Quindi il grande problema poi della chitarra, che è quello un po' come il clavicembalo, come anche il pianoforte, cioè quello di fare dei suoni che decadono presto nel tempo, è stato poi in qualche modo superato attraverso l'elettronica, no? L'elettricità. E da questo punto di vista gli Stati Uniti ovviamente sono il paese che più di ogni altro ha sviluppato, no? La chitarra come strumento, come oggetto anche, come anche simbolo, un po', no? Se pensiamo appunto alle rock star, ai grandi chitarristi e tutto quanto, alle band, no? È proprio lo strumento principale del rock insieme alla batteria. Proprio, diciamo, attraverso l'elettronica, prolungandone il suono, chiaramente. E quindi da questo lato la chitarra elettrica è rientrata poi, soprattutto in ambito nordamericano, nel repertorio della musica colta, della musica classica, non solo la chitarra classica, quindi, ma anche la chitarra elettrica, proprio perché attraverso l'elettronica, i pedali, tutto quello che vedete, può prolungare il suono, quindi a diventare uno strumento simile a qualsiasi altro strumento da un certo punto di vista, no? Quindi un fiato, e da un certo punto di vista ancora più del pianoforte, che anche il pianoforte, ovviamente le tastiere sono state manipolate nel corso del Novecento, ovviamente il pianoforte preparato e tutto quanto. Quindi nell'ambito della tradizione della musica contemporanea americana
l'influenza delle musiche folk americane, quindi del blues, del country, della musica irlandese, della musica spagnola, anche perché no, sono rientrate nella tradizione prima folcloristica americana, del blues, del jazz, e poi nella nuova musica americana, che così come è successo nella pittura, come pensiamo a Pollock, così le avanguardie americane si sono impadronite poi del mercato, del pubblico della musica classica, no? Quindi adesso nella musica contemporanea sono gli anglosassoni, gli americani che dominano, e loro hanno ovviamente dato molto risalto ai compositori americani, dato molto risalto alla chitarra. Infatti nel mio lavoro all'orchestra dell'Auditorium spessissimo abbiamo suonato musica di americani, veramente, che ovviamente nel loro comporre musica contemporanea non si sono però mai dimenticati di una certa fruibilità, no? Della musica, del suono, e quindi hanno prodotto musica anche molto influenzata dal rock e dalle tendenze folkloristiche americane, no? Come il blues, il jazz, il rock, tutto quanto. Quindi questo è anche un altro motivo per cui la musica contemporanea americana ha un pubblico paragonabile a quello della musica classica di repertorio, insomma. Quindi, e diciamo che negli ultimi 20-30 anni, anche qualcosa di più, però ci sono delle scuole, molti compositori italiani delle nuove generazioni, ormai svincolati dalla cappa dei vecchi maestri, delle vecchie avanguardie, si sono dedicati anche alla chitarra e quindi producendo musica appunto sempre meno scolastica in qualche modo. In particolare la scuola milanese, che è rappresentata da qui, il prossimo pezzo che suono, che si intitola Scenario, da Michele Tadini, un compositore figlio tra l'altro dello scrittore Emilio Tadini, con cui abbiamo suonato un sacco di cose, e per esempio Fausto Romitelli, che farò dopo. E ovviamente loro, liberi un po' da certe logiche delle avanguardie storiche, hanno scritto per chitarra e per ensemble con chitarra elettrica in un modo molto più libero e addirittura spesso molto più interessante della scuola americana. Questo pezzo che suonerò adesso è molto difficile, ma è perché mette insieme più tecniche chitarristiche, che sono quelle per esempio del tapping, che è questa cosa qua. La tambora, che è appunto usare la chitarra come uno strumento di percussione, e la classica tecnica, la chitarra classica sostanzialmente. E qui c'è una traccia audio video. Non so se si sentiva equilibrato prima, sì, perché non avendo fonici, molto bene. Sì. Qui da qui non mi rendo conto, questo in cuffia, ditemi. Thank you.
Thank you.
Allora, questo invece, proprio perché come diceva qualcuno, tutta la musica è contemporanea, no? Cioè la musica che noi adesso consideriamo come tradizione, come grande tradizione, anche Mozart, Beethoven, come volete, è stata musica contemporanea, no? È stata innovativa al suo tempo. Quindi noi ricordiamo ciò che era più all'avanguardia di tutte ai tempi in cui è stata prodotta. Consideriamo sempre che fino a metà dell'Ottocento più o meno non esistevano nella musica quelle che oggi chiamiamo le cover, no? Cioè, non si faceva musica del passato, si faceva solo musica nuova, scritta per occasioni di corte o sacre o cose del genere. Se non ricordo male, il primo a fare una riedizione di un'opera antica che più di 30 anni prima fu proprio, credo, Mendelssohn che diresse, credo, se non sbaglio, la passione secondo Matteo di Bach, no? Sì, sì. Giusto, correggiamo. Sì, sì. E quindi da qui è cominciato, come dire, la grande musica di repertorio, ma se no prima tutta la musica era in qualche modo contemporanea. Quindi io mi sono dedicato con un arrangiamento, con delle basi, ora ascolterete, a una sonata di Scarlatti. E Scarlatti è un musicista, Domenico Scarlatti, un musicista importantissimo della tradizione. E molto influenzato da tanti tipi di musiche. Musica napoletana, musica spagnola, perché ha lavorato nelle corti anche di Spagna, ovviamente, e in qualche modo musica orientale, quindi musica molto folcloristica,
e si trova anche nel passaggio dal clavicembalo, che ricordiamo è sempre uno strumento pizzicato, uno strumento a corda, più o meno come la chitarra, al fortepiano. Diciamo che lui è stato uno dei primi che ha sperimentato il fortepiano. Quindi anche qui il tentativo di secoli fa, sto parlando del Settecento, di passare da un suono che decade, che dura poco, che ha poco volume, a un suono più lungo. E quindi mi è venuto in mente un po' di cercare di in qualche modo mettere insieme tutti questi stimoli, queste contaminazioni della musica di Scarlatti, c'è cioè anche un po' di musica araba ovviamente, e quasi, verrebbe da dire delle volte quasi neomelodica, no? Scherzando ovviamente, ma e di portare, di sviluppare in modo anche un po', così fluido come la classica musica barocca e classica funziona, quindi con insomma, dei ritardi, l'utilizzo del rubato, di tante cose accelerando, diminuendo, cioè ho cercato un po' di esaltare certe cose che sono contenute un po' nella musica di Scarlatti. In particolare questa sonata, che è la KA-466, è una sonata importantissima perché viene spesso, con molte critiche, è stata spesso, fa parte del repertorio pianistico, i grandi pianisti, quindi in qualche modo è stata suonata in un modo romantico, no? Che sembrerebbe una violazione rispetto a quello motivo per cui è nata, insomma, al periodo in cui è nata, chiaramente, che richiede un'esecuzione più insomma, fluida, più semplice, no? Più diretta, e meno interpretata, diciamo, meno pratica. Quindi diciamo è già di per sé una sonata che ha fatto parte di un repertorio diverso da quello per cui è nata, una delle poche sonate di Scarlatti eseguita moltissimo da grandi pianisti del Novecento, per esempio molto i russi hanno amato questa sonata. Ed è piena di tante, diciamo, sollecitazioni melodiche. Io insomma ne ho fatto una versione mia che spero vi piaccia.
Thank you.
Che porta la chitarra appunto nella sua dimensione un po' più dura, più aspra anche, legata alle esperienze del rock, della psichedelia. E qui non è molto facile perché chiaramente controllare, dobbiamo un po' controllare i volumi, questi sarebbero pezzi che andrebbero, cioè è molto difficile suonare così a bassi volumi, chiaramente. Questo del prossimo pezzo si intitola Trash TV Trends, quindi già il titolo molto esplicativo, ed è un brano scritto da forse il più grande, almeno personalmente lo considero il più grande compositore italiano, purtroppo è morto a 40 anni nel 2004, ma è uno dei più eseguiti al mondo, questo compositore si chiama Fausto Romitelli, fa parte lui anche come Michele Tadini della scuola milanese. E, insomma, sono musicisti che ora hanno intorno ai 60 anni più o meno, e in particolare Romitelli si è diplomato al Conservatorio di Milano, no, credo a Rovigo, insomma, e poi è espatriato come molti, anche adesso molti compositori laureati stanno in giro per l'Europa, perché ovviamente ci sono più occasioni per lavorare e essere considerati anche come compositori. Lui è andato soprattutto in Francia perché è ispirato dalla corrente spettralista, che non è niente di occulto, ma insomma, una corrente musicale di compositori, in particolare il Grisé, che consideravano che l'armonia fosse non da più note che si mettono insieme, ora cerco di banalizzo un po', ma dalla grana del suono, da tutto ciò che è contenuto dentro un singolo suono. Quindi, sono tutti compositori che indagano proprio profondamente dentro tutte le armonie, tutte le onde sonore che da qui costruiscono la musica. In particolare Romitelli era un frequentatore dei club parigini, insomma, della techno, musica psichedelica, punk, insomma, quello che volete voi, e ha scritto questo pezzo magnifico che è uno dei più eseguiti per chitarra elettrica. Ora qualcuno non sarà d'accordo con me, immagino, sulla bellezza di questo pezzo. È uno dei più eseguiti al mondo per chitarra elettrica. Tra l'altro, se vi interessa, a novembre suoneremo un suo pezzo per ensemble per Roma Europa Festival, si intitola Index of Metal, che è un pezzo meraviglioso per soprano e ensemble che vi consiglio di ascoltare. E questo è un pezzo in cui sono previsti tutta una serie di accessori che sono proprio scritti in partitura, quindi io mi sono trovato una volta a farlo questo pezzo, che è difficilissimo, quindi molto preoccupato, in un festival di musica contemporanea,
E a un certo punto, per tranquillizzarmi, mi sono detto, vabbè, ma chi se ne accorge, no? Cioè, se sbaglio, nessuno se ne può accorgere, perché appunto rumori, cose. Invece, fortunatamente è andata bene, cioè ero abbastanza contento di come l'ho suonato, non sono mai contento, ma insomma ero abbastanza contento. Meno male, perché in camerino sono arrivati tutta una serie di compositori, critici musicali, cioè che conoscevano il pezzo a memoria come fosse The Beatles, no? E quindi mi dicevano, ah, tu hai battuto lì, hai fatto questo, qui hai fatto quest'altro. Quindi è stata un'esperienza, insomma. Quindi, insomma, è per dire che è un pezzo, in realtà è un pezzo considerato di repertorio, per chitarra elettrica, quindi è molto cioè tutto quello che ascoltate è scritto, ecco, scritto nei minimi particolari. Se vedete, faccio vedere questa cosa qua, se ho curiosità, vedete queste pagine iniziali, sono una leggenda in cui lui spiega tutti i segni che sono qua, come vedete la partitura. Una mucchiata di inchiostro, così apparentemente, così, però su ogni battuta, ogni cosa c'è un'indicazione, no? Una spiegazione di quello che devo fare. Spugna, bacchetta per pettine non c'è, però c'è rasoio. Thank you.
Thank you.
la partita dove c'è 5 secondi prima la partita. È vero Luca, dove c'è 5 secondi prima la partita. Non so quello. E non so da che. No, chiaramente qui no, siamo a, a volumi 10 volte tanto si suona questo pezzo, perché chiaramente non però si... così va forse. No, no, lo so, però. Va bene così, Luca. Va bene così qui. Vai, cioè, va bene così, Luca. Giusto, va bene. Tipo, sì, tipo, dopo, tipo seminario. Dopo l'osservazione. Fantastico. Allora invece questo è, allora invece questo, diciamo, questo repertorio che io sto facendo è un repertorio che è un programma che sto portando un po' in giro vari istituti italiani di cultura, festival in giro per il mondo. Sono appena stato ad Oslo un mese fa, ora poi andrò a Lima e quindi diciamo che ci sono dei compositori che poi mi scrivono dei pezzi, no? E questo è un brano scritto che è stato dedicato a me, che abbiamo eseguito in prima esecuzione al Ravenna Festival nel 2018. Ed è un brano strettamente collegato a quello precedente, ispirato a quello di Romitelli, e secondo me è molto più melodico, molto, insomma, più divertente, poi giudicherete voi. Comunque è una, praticamente è il risultato di una tesi di dottorato di questo compositore che si chiama Alessandro Francesco Ratoci, che ora insegna composizione a Mantova, e compositore di Firenze, insomma, del Mugello, che ha fatto la sua tesi di dottorato all'IRCAM a Parigi, che è questo grande centro di sonologia fondato da Pierre Boulez, il capo un grande anche ensemble di musica contemporanea che si chiama Ensemble Intercontemporanee, cioè nel 75, e è un centro anche molto importante di sonologia. Noi avevamo dei centri in Italia molto importanti, tra cui uno diretto da Luigi Nono a Torino, c'erano delle cose che sono stati ovviamente più finanziati e quindi sono finiti, ma erano ovviamente a quel livello lì, mentre il governo francese ha stato bravo a finanziare queste iniziative e è incredibile come in Francia ci sono molti compositori giovani italiani che vanno lì a studiare lì e che vengono poi promossi dal governo francese come se fossero francesi. Per esempio Romitelli è uno di questi. Anni fa facevamo Index of Metals qui all'auditorium ed era prodotto dal governo francese, incredibile, no? Quindi questo è il risultato di una tesi di dottorato di questo compositore che si chiama Alessandro Francesco Ratoci. Ci abbiamo messo un sacco per metterlo in piedi perché è veramente difficilissimo anche questo. Ed è la sua idea è quella di prendere dei dischi della scena, di un grandissimo gruppo della scena punk newyorkese, che sono i Sonic Youth, sono un gruppo leggendario. Il punk americano, diciamo, punk newyorkese in particolare, è molto più, diciamo, sobrio di quello londinese ed è anche abbastanza colto, perché faceva capo a dei compositori minimalisti, post-minimalisti, come ad esempio Glenn Branca. Quindi c'è tutto un lavoro simile a quello di Romitelli sul suono, sulla ricerca appunto del suono, degli armonici, insomma, molto particolare. In particolare qui Alessandro Ratoci ha preso due dischi che si intitola Sexy Killers and Confused Idols dei Sonic Youth, ha preso dei frammenti di questi dischi e li ha diciamo elaborati tramite un algoritmo di intelligenza artificiale che gli ha, diciamo, in qualche modo riproposto delle sequenze utilizzando questi suoni che sentirete nell'elettronica, e la chitarra che suona sull'elettronica è una chitarra che ha una scordatura, si dice. Dite. Della chitarra, e quindi sentirete delle
Choose Idols and Sexy Killers. Che qui ci sono delle tecniche, ovviamente i compositori si divertono, anche perché non suonano questo strumento, quindi però si divertono a immaginare cose che possono fare gli strumentisti, no? Quindi è sempre una lotta. Quindi per me imparare questo pezzo è stato come imparare un altro strumento, sostanzialmente, perché dovete pensare che se le corde sono scordate in un'altra. Questo invece di essere un mi e un re, l'altro è. Io ovviamente per pensare la nota che vedo scritta devo immaginare i tasti, no? Non è come il pianoforte, per cui. Quindi per fare questo sicuramente ci ha voluto molto tempo. Anche qui c'è una cosa divertente, perché questa deve essere la prima esecuzione assoluta da Ravenna Festival, e mi ha portato questa roba di 15 pagine 2 giorni prima di andare a Ravenna. No? Faccio se non imparassero il concetto di Rachmaninoff in 2 ore. Thank you.
Thank you.
Thank you.
veramente grazie della pazienza, che siete stati torturati bene, insomma. Chi ti gira le pagine qua, è possibile. Adesso vi premiamo con un pezzo, anche qui cerchiamo di stare bassi con i volumi, che è un brano di un compositore olandese con cui ho lavorato nel 2012, poi me l'ha dato. Anche questo è un brano molto eseguito in tutto il mondo, si chiama Grab It, del 1999, e Jacob TV si chiama il compositore, insomma Jacob Tervelius, e siccome usa questo, le iniziali che sono appunto TV per televisione sostanzialmente, perché lui usa una tecnica compositiva, cioè la moglie è una videoartista, infatti ora vedremo, avremo un video, la moglie è una videoartista che fa dei montaggi, che hanno contenuto, insomma, montaggi di trasmissioni televisive e così, che hanno un contenuto, diciamo, satirico, molto politico, di denuncia, così. Tant'è vero che noi nel 2012 abbiamo fatto The News all'Auditorium, che era un insieme di 36 video di tutti i politici del mondo, da Bush a Berlusconi. Tra l'altro al Maxi lui fece un'installazione video con il video su Berlusconi che noi abbiamo suonato, e fu, diciamo, censurato. Lui non capiva perché. Avete suonato il video o Berlusconi? No, hanno censurato il video, non le vado a censurare. No, quello non è stato possibile. Quindi lui è stato chiamato dal Maxi per fare, lui fa satira con politici di tutto il mondo sostanzialmente, tra cioè Obama, la regina olandese e tutto quanto, solo che evidentemente lì al Maxi c'era proprio un bagno e lo censurò. Insomma, noi eravamo lì con lui e questa è una tecnica che lui utilizza, che è una tecnica per la prima volta utilizzata da Steve Reich in City Life, cioè l'utilizzo di voci registrate che vengono, sotto le quali viene creata un'orchestrazione. Questo pezzo è nato, che si intitola Grab It, è nato per, appunto, per traccia audio, video e sassofono, e questo è un adattamento che lui mi ha dato per la chitarra elettrica, che anche questo è molto utilizzato. Sostanzialmente è un po' la tecnica che vedete anche in qualche trasmissione televisiva, ma questa è una tecnica inventata più di 20 anni fa, insomma, se non 30 anni fa. Non so se la vedete anche tutti quei montaggi che fanno dei video, io sono Giorgia, con tutti staccati, quelle robe lì. È una cosa simile, però diciamo è una cosa che appartiene alla musica contemporanea già da una trentina d'anni, insomma. E ora la vedete fare, per esempio, Celenza, questo grande che fa queste cose adesso. E questo è un sono delle immagini tratte da un documentario in America sui condannati al braccio della morte, condannati a morte, e quindi ne esce fuori una specie di rap fatto da tutte le loro, insomma, i loro dialoghi e tutto quanto. E proviamo solo un attimo, vado, partiamo solo e poi cominciamo, questo non sono certo che... Is that mother?
Pitch a shoe, 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 p
Possiamo andare su YouTube, basta che vai su YouTube, vediamo tutti i Berlusconi. Ah, sì, sì, sì.